Di qua. Ah, vogliamo parlare del fatto che è diventato un orso? È necessario? Non ora. Ripariamo il cerchio di protezione e torniamo a casa. Che cos'è successo al cerchio? Sei stato tu. Quindi dai la colpa a me? Non ti sto incolpando, Atreus. Beh, con quella voce. Attendo il tuo via, padre. Ora! Nista! Un altro bandito a sinistra! È stordito! Prendilo! Allora, ragazzo, tralasciando le tue abilità linguistiche e di mentalismo animale, hai altre capacità magiche da riferirci? Non proprio. E con Fenrir? Che intendi? Quando è morto l'incantesimo. No, io non... Ma c'era una luce. Non so di cosa tu stia parlando. Forse per via del Fimbulwinter. Può capitare, l'ho visto. Oh, riconosco dove siamo ora. E questo sangue? È tuo, Atreus. Davvero? O è tuo o di qualche tua preda che hai trascinato, direi. Non so se questo mi fa sentire meglio. Questo. Asia. Io non intendevo. Non contano le intenzioni, solo le conseguenze. Cosa possiamo fare? Niente. La natura farà il suo corso. Tempesta in arrivo. Non faceva già freddo? Ci siamo quasi. Mista! Uno dall'alto! Nista!
destra! Morti! Wow! Erano molti! C'è voluta tutta la notte. Forse quando l'ho sistemato erano dentro il cerchio. A volte vorrei che il tempio di Tyr funzionasse, così potremmo uscire da Midgard. Il Fimbulwinter affligge tutti i regni. Ok, ma com'è possibile che siano peggio di così? Cosa stiamo facendo ancora qua giù? Andiamo a casa. Ehi, Svanna! Non hai paura tu? Sei coraggiosa! Brava, cucciola! Così. Ci sa fare con loro. Non mi sorprende. Specky! Stai bene? È solo un tuono. Brava, cucciola! Brava! Atreus! Controllo solo... A letto! Sì, signore. Rispetto al solito, questa serata è stata anche troppo movimentata. Ammetto però che sembrava di essere tornati ai vecchi tempi. Noi tre che esploriamo un angolo di foresta mai visto prima. È da un po' che non ti unisci a noi, se è questo che intendi. Oh, beh, ero solo stanco, credo. Quando hai visto una caccia, le hai viste tutte. Come fai a essere stanco se non dormi mai? Ci sono altri tipi di stanchezza, ragazzo. Capirai con l'età. Ora riposate come si deve, fratelli miei. Al mattino è tutto più luminoso. Cos'è stato? Prendi l'arco! Posso entrare? Ho dell'idromele. Non mi troveresti di compagnia? No. Sono sicuro che avremo molte cose di cui parlare. Bel posticino.
Devi dirmelo prima che lo versassi. Perché sei venuto? Per una visita di cortesia. Tu mi sembri una persona calma e di buon senso. Lo sei? Una persona calma e di buon senso? Se è il momento di restare calmi. Direi che il momento richiede la calma. Già. Tu sai chi sono. Prima dell'arrivo dell'inverno ci sono state delle incomprensioni. Deplorevoli. Ma ora abbiamo tutte le idee più chiare su chi abbiamo davanti. Ora, quello che hai fatto ai suoi figli era autodifesa. Morire è ciò per cui noi Aesir viviamo. E poi, sinceramente, erano degli incapaci. E invece Baldur, lui era importante. Era il mio miglior segugio, mi era vicino. È vero, era partito di testa, certo. Ma lui mi era utile e ora non c'è più a causa tua. Mi segui? Tu sei in debito. Con te non ci si diverte più. Che cosa vuoi? E se dicessi la pace? Come vede la pace questa stimata vecchia gloria del dio della guerra? E se non ci uccidessimo a vicenda? E se tu restassi a casa a spassartela, senza attaccare briga con me? E io farò lo stesso con te. Questo significa che quello là deve smettere di cercare Tyr. Già, sappiamo cosa stai combinando. Devi smetterla. I vecchi metodi di Tyr sono morti. Lui è morto. Capisci? Tutto qua, così siamo pari. Renderò l'offerta più allettante. Ti farò tenere il prigioniero che tu mi hai sottratto. Proprio così. Lo so che sei qui da qualche parte, stronzetto dalla parlantina sciolta. Perché dovremmo credere alle tue parole? Quando mai le tue promesse hanno avuto valore? Eccolo lì, il mio vecchio complice e sodale. Ha perso peso. Se lui ti assicura che la neve è bianca, sta mentendo! Che saggezza è mai questa? Possibile che la testa più sapiente non veda al di là del suo naso? Che tutti vogliamo la stessa cosa? E va bene. Ecco un'offerta di cui puoi fidarti. Salterò il tuo debito con la mia ex. Terrò Freya alla larga da te. Metterò tuo figlio in salvo. È questo che ti preme, giusto? Beh, che ne dici? No. Non metterci tutto il giorno.